chiama Il Campetto. In realtà è un lungo percorso, perché prima abbiamo fatto, erano 33 ragazzi, abbiamo fatto lo spettacolo all'Argentina, era insomma una specie di saggio col pubblico, presentato al pubblico. Poi ci abbiamo rilavorato ed è venuta fuori questa storia in cui un campetto di periferia, diciamo, viene, come dire, l'oggetto di una contesa fra diverse persone. In realtà nessuno frega niente di questo campetto, però lo fanno per, come dire, per scopi propri, e smettono sempre i ragazzi, ah, il bene dei ragazzi, ah, poveri ragazzi, ah, e sfruttano in realtà i ragazzi. Alla fine questi adulti, che sono un po', fanno i cattivi, non gli andrà bene la cosa, insomma rimarranno con un, come dire, un pugno di mosche, si dice, e invece i ragazzi si riusciranno a mettere assieme e a inventarsi questo circo strano, in cui vanno in scena farfalle, in cui va in scena cose un po' poetiche. C'è nello spettacolo di quest'anno, Il Campetto, c'è una frase, c'è il preside della scuola, che rappresenta appunto l'adulto, come altri adulti dello spettacolo, l'adulto cattivo, che dice che nel campetto dei ragazzi lui vorrebbe fare un parcheggio, e questo ti rimanda un po' al discorso di pensare che la scuola è diventata, spesso nell'opinione pubblica si dice, la scuola è diventata un parcheggio per i ragazzi. Ecco, io penso assolutamente che la scuola non è un parcheggio per i ragazzi, che ci sono delle realtà molto importanti, molto formative, e che esista una qualità che va sostenuta, e come diciamo, le istituzioni stanno facendo in questo momento, ci stanno aiutando a portare avanti questo progetto. Hanno detto che loro si possono stare perché hanno i documenti. Sì, va bene, c'è questo documento, ma il campetto è nostro, l'ho fatto fare io per il quinto di 3 anni fa, che loro sì sapevano giocare a basket. Mica come voi. Ma presto, hanno detto che loro lì, se vogliono, ci stanno per sempre. Che cosa? Che cosa? Che ci stanno per sempre. Ma ci provassero a starci per sempre. Dici che c'è scritto sul documento? L'ho letto il documento, non c'è assolutamente scritto quello che dice. Il presente permesso è tacitamente rinnovabile salvo disdetta. C'era scritto, adesso non c'è più scritto. Era una copia. Allora, i ragazzi che recitano sono allenati ad andare in scena, quindi per loro è stata l'incontro con uno spettacolo nuovo, con tutte le cose, e sempre con molte incertezze, molta attesa, molta ansia del risultato. Invece da parte degli spettatori abbiamo avuto un cambiamento, cioè in questo spettacolo particolarmente i ragazzi sono attenti, partecipano, commentano come fosse il teatro, come uno si immagina il teatro antico, dove lo spettatore interagiva con l'attore, quindi io sono particolarmente contento del rapporto che abbiamo noi in scena con loro che ci guardano. Salve, ho portato l'acqua. C'è nessuno? Salve, l'acqua. Salve. Ah, ciao. Ciao. Dove? Guarda, lasciala lì, grazie. Va bene così? Perché provo io se nessuno mi sente. Senti, scusa, ma questa? Ci sparisco io. Come ci sparisci qua dentro? Noi abbiamo veramente avuto delle grandi soddisfazioni, e spero che questo progetto continui a diffondersi non solo nella realtà romana, ma anche in una realtà più allargata in Italia, in altre scuole, perché poi, cioè, quello che dobbiamo creare, appunto, come dicevo prima, è migliorare il futuro dei nostri ragazzi, ma anche la disabilità, che spesso oggi non è più vissuta come una volta. Una volta l'incontro con la disabilità era qualcosa di pionieristico, cioè si faceva molto perché era una cosa nuova, eccetera. Oggi a volte si può dare per scontato, oppure insomma, anche le risorse sono sempre minori, e quindi bisogna tentare di investire un po' di più. Ecco, e questo è un progetto che sicuramente va un po' bene per tutti. Viva il teatro, viva il teatro integrato, perché si riesce tramite il teatro a capire che c'è uno spazio per tutti, dignitoso e divertente. Un lanciatore di coltelli strapico. Guarda. Zam!
Si chiude qui la nostra pagina dedicata al teatro integrato. Io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buio!